Ciao ragazzi e ben ritrovati all'interno dello studio di CF Recensioni con l'amico Carmine, a cui voglio subito dire quello che mi è successo ieri. Allora, mi trovavo Carmine in un centro commerciale, c'era sto gruppetto di persone davanti ovviamente alla vetrina, stiamo parlando dei droni, dove c'erano esposti tutti questi droni bellissimi, e gli argomenti erano: posso pilotare il drone, il peso del drone, il costo del drone, ma quello voglio dire dipende poi dalla tasca di ognuno di noi, e la distanza, un volo fino a 4 km, 7 km, 8 km. Carmine, facciamo chiarezza su questi argomenti. Okay. Passo a te la parola. Ok. Allora, diciamo che tutti i droni fino a 25 kg possono essere usati per hobby e per fini lavorativi, quindi fini professionali. Ok. L'importante è dover seguire alcune piccole regole che poi andremo a vedere, che cercheremo di capire, di comprendere piano piano. Sì. Però sicuramente tra tutte queste regole una che dobbiamo assolutamente, di cui dobbiamo parlare forse subito, è quella che riguarda il dove noi possiamo andare a volare con i droni, perché questo è un aspetto importante che riguarda in ogni caso, a prescindere ogni tipologia di drone, ma anche indipendentemente poi dall'utilizzo che ne facciamo, o per uso hobbistico o per uso professionale, insomma capire dove possiamo andare a volare. Sì, esatto. E come facciamo a sapere dove possiamo volare e dove no? Semplicemente andando a consultare le cartine dello spazio aereo italiano sul sito di Flight, che oltre a darci questo tipo di informazione ci dà anche le distanze minime o massime da rispettare durante il volo in particolari situazioni. Che sono? Allora, sono 120 metri massimi di altezza, quindi di quota, e 500 metri di distanza sul piano orizzontale, quindi la distanza che intercorre tra il pilota e il drone. Perfetto. Quindi una volta chiarito che noi in una certa area possiamo volare, l'importante è rispettare una serie di regole che ci mantengono a distanza, a una certa distanza dalle persone, dagli edifici, dalle case. L'importante è mantenere una distanza minima di 50 metri con le persone che non sono addestrate allo scopo e di 150 metri da case, infrastrutture e centri urbani. Perché in quel caso lì occorre aver compiuto 16 anni e superare poi un esame online sul sito dell'ENAC. Carmine, questo esame è facile e difficile? No, basta studiare. Basta studiare, come tutte le cose, basta studiare e superare quindi questo esame. Per ricevere l'attestato come pilota APR per operazioni non critiche, perché per le altre, Carmine, bisogna affidarsi presso un centro di addestramento, però questo argomento lo tratteremo nel prossimo video. Assolutamente. Quindi, tornando a noi. Infatti, ritornando a noi, volevo chiederti, perché visto che lì, cioè, sto vedendo, c'è un oggetto lì di quelli là veramente preziosetti che hanno delle caratteristiche particolari, c'è un modo, Carmine, per volare senza l'attestato di APR? Attestato di pilota, APR? Allora c'è e ce l'abbiamo proprio qui davanti a noi. Lì. Perché il regolamento attuale prevede che anche gli hobbisti che appunto prendono l'attestato di pilota APR possano pilotare un drone dai 250 grammi fino ai 25 kg. Okay. Il DJI Mavic Mini ha una caratteristica peculiare, cioè quella di essere 249 grammi. Questo oggetto qui ha questa particolarità, quindi di pesare giusto 249 grammi. Da me è già stato recensito, vi lascio il link in alto a destra o a sinistra in descrizione per potervi andare a guardare questa recensione. Invece Carmine, lasciamo poi anche un link di riferimento per poterlo acquistare, anche perché non costa tantissimo. Non costa tantissimo in generale, addirittura ora in promozione a solamente 449 euro. Troverete il link in descrizione che vi collegherà allo shop. E quindi solamente comprando questo DJI Mavic Mini si supera tutta la burocrazia, bisogna avere solamente il manuale del costruttore, quindi quello il libretto sempre illustrativo, certo, del costruttore con sé, e andare a divertirsi. Allora Carmine, abbiamo detto il drone è leggero, 249 grammi, e lo possiamo portare, cioè può essere pilotato senza attestato, quindi senza questo attestato come pilota APR. I limiti di altezza e di distanza vanno sempre rispettati, ok, ci siamo. Però argomento assicurazione, che mi dici a proposito dell'assicurazione? Argomento assicurazione, l'assicurazione a me da lì non si scappa, bisogna farla comunque. Certo. Ha un costo davvero relativo, quindi ne vale anche, voglio dire, ma la pena a prescindere, però parliamo di costi veramente. Volare in sicurezza penso che sia un po' l'esigenza di chiunque. Assolutamente, quindi l'importante è volare in sicurezza e come diceva Carmine, non sono costi proibitivi, quindi sono discorsi che vanno affrontati in piena tranquillità per tutta una serie di aspetti. Esattamente. Quello che invece possiamo evitare di fare è la registrazione sul sito di D-Flight.
E questa forse sarebbe una bella briga, è una grossa briga che possiamo evitare. Nel frattempo, io parlo di briga, ma semplicemente perché negli ultimi periodi ci sono stati dei cambiamenti, delle modifiche, dei bug anche sui vari siti di Flight, Enac, eccetera, eccetera. Quindi solo per questo, però anche lì sembra che i problemi siano stati risolti. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì, finalmente. Però questo è un aspetto che sicuramente qui possiamo evitare da questo punto di vista. Carmine, invece, per quanto riguarda il transponder, cosa possiamo dire ai nostri amici? Guarda, per ora possiamo dire ancora ben poco. L'unica cosa è che da gennaio 2021, con l'entrata in vigore della normativa europea, dovremmo avere i transponder sui nostri mezzi. Sarà semplicemente per ora un aggiornamento del firmware che permetterà di registrare i voli effettuati dai nostri droni e metterli a disposizione dell'autorità. Però, come dicevo prima, questo è da gennaio in poi. Quindi diciamo che per adesso non ci sono grossi problemi, comunque tutto è stand by. È ancora in stand by. Allora Carmine, lascio a te un riepilogo, anzi il riepilogo finale di tutto quello che ci siamo detti e che abbiamo detto ai nostri amici. Arriva la notifica, ma è normale, noi ci troviamo sempre all'interno dello studio di CF Recensioni, quindi tutto questo ci sta. Prego. Quindi per farla breve ricordiamo che per volare in sicurezza per uso hobbistico bisogna mantenere 50 metri dalle persone che non sono addestrate allo scopo, 150 metri da ostacoli quali case, strutture, fabbriche, abitazioni, paesi eccetera. Bisogna mantenere 120 metri di quota massima, 500 metri o comunque drone a vista per la distanza sul piano orizzontale. Bisogna assicurare sempre, in qualsiasi caso, il nostro drone. La registrazione è obbligatoria solamente se il nostro drone supera i 250 grammi di peso. Bisogna avere l'attestato solamente se il nostro drone supera i 250 grammi di peso. Il transponder se ne riparlerà a gennaio e questo è tutto. Naturalmente, se ci sono delle domande che volete rivolgerci, che volete rivolgere a Carmine, se ci sono degli argomenti, se ci sono delle cose magari anche poco chiare su cui vi può far piacere che noi possiamo riprendere in altri video, fatecelo sapere, commentate questi video, condividete questi video. Vi ricordo ancora xCrowd, loro si trovano a Napoli, ho detto bene Carmine, si trovano a Napoli. CF Recensioni, lo studio, il primo studio d'Italia, si trova in provincia sempre di Napoli, San Giorgio a Cremano. E cosa dire ancora, cosa aggiungere Carmine? Niente, semplicemente mi raccomando, seguite i nostri consigli, volate in sicurezza e siate responsabili sempre. Ciao a tutti, al prossimo ragazzi. Video.